E quando qualcuno appunto mi dice: ma qual è il segreto per riuscire? Ma io dico, insomma, i requisiti sono requisiti, insomma, che dovremmo avere un po' tutti, no? La voglia di lavorare, come diceva appunto Toscano, se uno ha voglia, si impegna. Comunque la voglia, la determinazione, l'ambizione anche di voler crescere professionalmente, l'umiltà di saper ascoltare le indicazioni, poi tramutarle sotto il profilo pratico, e poi anche la fiducia. La fiducia per me è stata un qualcosa che appunto mi ha aiutato, perché credere fermamente nelle persone che ti sono vicine, nell'azienda, nelle parole che ti vengono dette, nei programmi, per carità, è accettabile che in una fase iniziale ci possano essere dei dubbi. È legittimo. Cioè, non è che uno arriva, ti devi fidare. No, è legittimo che una persona che arriva possa avere nella fase iniziale dei dubbi. Però poi noi abbiamo il dovere di poter rispondere in maniera positiva a determinate domande che ci dobbiamo porre. È l'azienda giusta? Qui posso crescere? Mi seguono? Sono gente seria? Qui posso veramente trovare il mio futuro? Se le risposte a queste domande sono positive, beh, a quel punto abbiamo il dovere di premere il piede sull'acceleratore e di ottenere gli obiettivi che ci siamo prefissati di ottenere. Quindi il tema della fiducia è un aspetto importante. Quindi io mi auguro che oggi siamo qui noi a raccontare la nostra storia e che magari appunto nel prossimo decennio, al posto nostro, ci sia qualcuno che racconti l'altra storia e altre persone come voi ad ascoltarlo. Va bene? Bene, Bene, grazie. bene.